Giustano, ti metto velocista io. No, ho fatto festa. Vamo! Il miglior attacco è il controattacco. Dietro devi portare una birra, mi pensi che l'amoroso. Ti chiudo la bocca subito. Se perdi 20 kg, tu vinci tutto qua. Il problema è il frigorifero. Che passa? Bienvenidos una vez más a nuestro evento del pendolo, Mai Molar. Oggi saremo presenti alla Bassona. Su YouTube. Stiamo attaccando il numero a Braulio Cosa Antonio Lor. Come sempre, come sei e cosa hai mangiato nel pasto pre-gara? Una bella carbonara. Che se le ripresenterà nel quinto giro quando scatterò io. Se non muoio oggi, non morirò mai. Vuoi attaccare oggi alla Bassona? È sempre regalato spettacolo. Ma tutta sono parti, ale. Bisogna mai buttarsi indietro, bisogna sempre menare. Con tanta energia. Enrique. Io come sempre ho detto, bisogna controllare l'inizio della gara per vedere come sta la situazione e dopodiché si vede ovviamente. Cos'hai mangiato? T'hai fatto l'atleta o come Braulio carbonara? No, io pasta in bianco. Voi mi chiederete perché? Perché ieri sono andato a cena e ho mandato il sushi. Praticamente questa mattina... Braulio, ma perché ti hai mai chiesto oggi di portarti una tachipirina? Hai fatto festa ieri sera con i mal di testa? No, ho fatto festa. Salute! No, più che altro, Braulio, non bisogna chiederlo quanto hai bevuto. Tu devi dire a Braulio quando ti sei fermato. Avere l'ultimo. Anzi, non si dice vai a avere l'ultimo, si dice bisogna avere il penultimo, mi raccomando. Allora, ragazzi, carichi, anche oggi siamo in casa. La gara della Bassona del nostro amico GoPressia e oggi dobbiamo fare show. Quindi oggi... regla numero 11. Bisogna dare spettacolo e bisogna soprattutto fare divertimento. Gli amici che sono in gruppo. Vamo. Cosa ne pensi? Quanta energia. Che questi qua non sono vecchi. Sono gente che è meno alta. E allora voi andate al triplo? Oggi scarico. Spero di andare in fuga al primo giro. Braulio, anche stavolta hai a che fare con gli organizzatori, i giudici. Ogni volta ne combini una. Cosa ti combina, Braulio? No, perché il cibo è troppo alto. Vincitore. Bisogna essere sempre vincitori. Ho morale. Devo guadagnare i punti oggi importanti. L'importante è non cadere. E dopo resta tutto bene. Speriamo di divertirci. Vamo. Arriva. Il marito che te chiede birra. Sì. Finisco qua e vado subito. Partiti. Primo giro su 23, gruppo già allungatissimo, tutti a blocco ragazzi. Il nostro Marco Zumer è uscito con il nostro amico Andrea Pontalto e dietro i due quadreni in gruppo al coperto. 15 giri al termine, 20 secondi per la coppia a comando. Gruppo che ormai si è fermato, che si è supervinto, non lo sapete ancora, comunque 22 secondi di vantaggio. Ale! 6 giri al termine, vantaggio nettamente ridotto, sono solo 10 i secondi che separano la fuga dal gruppo. Attenzione, attacco di Braulio. Ultimo giro, attacco di Enrique, attacco, attenzione. Tutto solo contro un gruppo agguerrito, prova ad allungare, meno 2 km. Chissà se Enrique sarà ancora al comando. Gara conclusa con una volatona, top 10 per Enrique, e invece Braulio ultimo arrivato con onore. Mica sono velocista, nemmeno scalatore. Devi sempre provarci. Lui parla dietro, devi portare una birra, mi pensi che l'amorosa. Comida tropical. Ma dietro l'amorosa porta la birra. C'è il baule. Fresco almeno. Sì, è fresco. Dura? No, dura, stavo bene. Ho fatto 3 scatti, ho provato a vedere se andavo via sugli ultimi 5 giri, ma era impossibile. Comunque sono troppo male. Uai, ti ha preso o no allora? No, uai, mi ha detto, beh, non puoi venire con noi perché... Questa mattina mi sono svegliato, mi sono guardato allo specchio e ho detto, mamma mia, sei morenito, che bel ragazzo! E allora sono uscito a farmi il giro. Non puoi bere le birre in pubblico. Uai. Non devi tenere il vostro contratto. Ti ho detto, andiamo al sesto giro, ma c'era via, sempre tanti via. Però è stato bello, dai. Yeah. Quando tu ti alleni troppo dopo non hai tempo per respirare. Ma che te lo dico a fare, raga? Soddisfatto di oggi? Molto soddisfatto. Ciao! Soprattutto visto i miei amici che non vedevo da un sacco di tempo e ogni volta che vedo i miei amici sono contento. Anch'io. Hai provato ad attaccare come Braulio. Ma oh sì, Braulio, ma consapevole del fatto che non sei allenato, come hai fatto ad attaccare? Con che coraggio? Perché Braulio è il momento. Ci siamo messi d'accordo con Enrique che agli ultimi 3 giri se eravamo tutti in gruppo io provavo ad andare via o lui e non è successo niente. Ricordate che sto mangiando un strudel. Il miglior attacco è il controattacco. E te Enrique, la gara come l'hai gestito? Ho visto che hai provato a partire una volta un po' e allora, basta. Diciamo che... Allora, ti
si è tenuto per l'ultimo giro per attaccare? No, sì, allora mi sono sporcato i baffi. Ma sai, a volte è importante fare a volte anche gioco di squadra. Stavo volevamo provare col Braulio e altro compagno della Vesani, ma comunque se non ne avete state a abbiamo fatto quello che potevamo, ecco, basta. Settimo in volata, nuovo velocista improvvisato, ecco, un bel moreno. Adesso quest'anno divento velocista io. Un po' più gonfio, magari un po' di palestra, ok? Stai facendo la dieta? Promesso, lo scherzo, scalatore puro, nato. Sto in definizione pura. Grazie, a buon rendere. Numero uno. Ascolta, tu devi farmi capire se mi terrai ancora in squadra l'anno prossimo. Adesso devo parlare con la proprietà. Mi ha chiamato. Io le ho detto oggi, guardate, entro stasera. Quello non si sta prendendo sul serio, eh. Guarda, parlo prima dei capi della Vesani, perché forse mi hanno deciso di blindarmi come ha fatto. E chiudo la bocca subito, che parlo contro Moer. Tre mate. Ma Luà hai detto che non puoi bere? Che ti introduci aria, è acqua. Siccome me vuoi andare, così devi fare. Però la Vesani mi ha blindato. Ma l'anno prossimo, dato che siamo a fine stagione, che, sì, mezzo, che mezzo ti danno? Ho parlato con lo special e mi ha detto che adesso stanno vedendo se mi danno di provare la SL8. Quindi vediamo, dai. Con calma. Mi sto allenando anche le mascelle. Oh, anche oggi busta della spesa. Arrivando ultimo, tac! Ottimo caffè, 100% Colombia. La star a Brenna Andrai TV farà sicuramente il Grande Fratello edizione 23. Comando io. Moreno, va a lavorare Enrique, giusto? Ma c'era la Jumbo Visma oggi? Se perdi 20 kg tu vinci tutto qua. Ma perché devo perdere 20 kg? Non so quanti soldi ci vogliono per mettere 20 kg. E la mattina parto di giugno. No, non vuole più. E se te vuoi allenare, così devi fare. Beppe, cos'è che ti diceva tua papà da giovane quando correvi? Il problema è il frigorifero. Ora si può. Comunitari hanno tutto loro, più belli loro, quelli olivastra loro. Sapevo che c'era una maglia in palio, andavo più forte anche. Questa qua bisogna mandare in Ecuador, qua in Italia, Verona, siamo anche i campioni. Quante maglie hai vinto nella tua carriera di maglie provinciali, regionali, nazionali? Allora, scalata. Campionato provinciale qua di Verona ha vinto. Ma no, da giovane. Ah, di giovane in Ecuador, sì, avrò vinto parecchie maglie. Campione nazionale, qua abbiamo un testimonio, Braulio Acosta, che te cosa hai vinto? Che era sempre il allora, mio gregario di lusso. Io ho vinto con Enrique il campionato nazionale in quartetto seguimento su pista. Squadre e da dilettante il campionato nazionale. Vamo, Gigi, capitano! Facciamo una festa da casa tua, dai. Sei sicuro? Sei sicuro? Sì, anche se non sarò in grado di ballare come te, però ci provo. Sei venuto perché? Perché c'era, se ne eravate voi. Guarda, ragazzi, noi siamo sempre accoglienti con tutti. Tutti sguozzo. Amici, quelli che vanno in bici. È sguozzo. Vogliamo la bicicletta per sostenerci, dai, che passa? Ragazzi, fermi tutti. I tre giri a testa, è pochi. Comunque, capitano, noi non siamo i tuoi attori, noi siamo i tuoi collaboratori amici. No, ma dopo ci giriamo l'Ivan, ti pago, dai. No, no, tu non mi hai ancora dato un euro, quindi non comprate di più. Lasciate un like, mai volare! Ciao, mai volare!